Ora io devo passare la testa. Ok, qualcuno tiene la testa, colleghiamo le cinture. Ah, aspetta, questi sono medici del 118 che si stanno addestrando alla immobilizzazione di un ipotetico paziente post-trauma, quindi incidente stradale o altri traumi di questo genere. Questo è un sacco sotto pressione che serve ad una immobilizzazione praticamente totale quando il politraumatizzato è in condizioni particolarmente gravi, quindi non è sufficiente la barella, serve un contenimento maggiore. La simulazione dell'emergenza, sì, e poi la formazione permanente proprio per poter rivedere quotidianamente anche situazioni meno importanti. Il piano di riordino, che ripeto, non ha chiuso nessun ospedale e li ha solo riclassificati tra ospedali per acuti, gli ospedali diciamo tradizionali, gli ospedali di lungo degenza, quando uno dopo un'operazione deve passare un lungo periodo in ospedale per avere diciamo una completa guarigione, o per cronici, cioè quelle malattie dove bisogna tornare spesso perché non guariscono ma sono controllabili, li abbiamo distinti, ma soprattutto del piano di riordino fa anche parte il piano dell'emergenza-urgenza, perché quando ottimizzi le risorse umane, i luoghi dove organizzi un ospedale, hai anche bisogno di avere la certezza che i tempi di trasporto nei casi di emergenza siano coerenti con i luoghi che hai scelto per metterci gli ospedali. E quindi Noi Cattaro è diventato un luogo dove c'è una centrale del 118, una centrale operativa. Qui peraltro c'è la scuola di addestramento della ASL di Bari per tutti i medici e i sanitari del 118, ma soprattutto diciamo che in questo momento si sta completando la rete dell'emergenza-urgenza di tutta la provincia di Bari, che consente, diciamo così, questo va ricordato, al sistema di 118 più veloce d'Italia, che è quello pugliese, di continuare a mantenere la sua eccellenza e il suo elevato standard di efficienza. È un manichino che praticamente consente l'addestramento del personale del 118, perché diciamo più o meno restituisce tutte le sensazioni, è in grado di sudare, è in grado di sanguinare, è in grado di evidentemente avere un atteggiamento degli occhi, anche della lingua, la cianosi, il colorito, cioè fa tutta una serie di operazioni che sfidano il soggetto in addestramento ad risolvere, sulla base ovviamente della preparazione che ha ottenuto in precedenza, a risolvere più o meno tutte le situazioni che si possono verificare in emergenza. In emergenza qualunque mestiere cambia completamente, nel senso che un conto è stare bello tranquillo davanti alla scrivania, anche facendo, che ne so, col codice in mano, e un conto è stare dopo un incidente, immaginatevi fumo, macchine girate, addirittura non sai neanche bene dove andare a trovare la persona che devi soccorrere. Tutto questo lavoro viene realizzato attraverso un addestramento continuo dei dipendenti del 118 della Regione Puglia, ma anche di altri soggetti che qui gratuitamente o a pagamento, ove siano soggetti diciamo aziendali, possono ricevere con il loro personale la stessa formazione. Quindi un posto importantissimo che farà di noi Cattaro diciamo l'università del 118. Presidente, già in struttura lì, quindi può venire a fare i corsi. Finalmente noi Cattaro all'interno del distretto sanitario diventa riferimento e centrale per quel che attiene ai servizi sanitari. Per cui io devo ringraziare chi ha collaborato con me, la direzione generale, il dottor Sanguedolci, il presidente Emiliano, i miei collaboratori, l'assessore vice sindaco, il consigliere delegato, insomma, che hanno lavorato notte e giorno con me per l'ottenimento di questo importantissimo obiettivo. È un lattante, quindi praticamente facciamo l'addestramento sia della rianimazione cardiopulmonare nel lattante, che va da un mese di età fino ad un anno. Questi sono dei monitor. Allora, vi sembrerà strano, pur essendo dei piccoli uomini o delle piccole donne, i bambini hanno una fisiologia completamente diversa, quindi è come un altro mondo. Bisogna quindi che tutte le pratiche rianimatorie o collegate al 118 che riguardano i piccoli, i lattanti o anche solo i bambini sono completamente diverse, quindi serve un addestramento a parte per evitare per esempio che anche un massaggio cardiaco ad un bambino si fa con un modo completamente diverso per evitare
danni molto gravi. No, Presidente, l'abbiamo già maltrattato noi. Non glielo doveva consentire, perché sono dei sacri. No, ma è meglio così, sono i futuri medici che saranno così. Quando io sguardo di questo è pericoloso. Sono i futuri medici. Ah, quindi l'addestratore che fa... Sì, sì, fanno di tutto, perché... Ma essere vittima per poter capire come devono sistemare i pazienti. Il regolamento di quei calzini qual è? È un sintomo particolare, il motivo per cui mi hanno bloccato. Questo è una sindrome particolare circolatoria che fa le calzine. Un presidio che viene utilizzato lì dove si è sospetto del trauma della colonna vertebrale per evitare poi i danni sociali della vittima che rimane paralitico a vita, eccetera, eccetera. Ci permette anche di poter trasportare i pazienti nei luoghi impervi, piccoli spazi, intercapedini di cantieri, eccetera, o da abitazioni quarto, quinto piano, anche in montaggi sono dei presidi idonei perché abbracciano di più la vittima e viene imbracato con le ricotte portate. Va bene, in quanto tempo lo dovete lasciare così? Questo è il tempo che... Se lo vogliamo. Se lui va... Questo si chiama imbracatura. Lo alziamo, lo mettiamo in ascensore. Potete fare però giratelo. Guardate, lui non si muove affatto. E non parla neanche. Complimenti. Per solidarietà. Tutta la mia solidarietà. Va bene. Non possiamo stringergli la mano, non possiamo dai, puoi sorridere, non è no, no, ma non può neanche ma si è medesimato nella parte. L'ASL di Bari, su mia sollecitazione, ha acquistato 2 ambulanze bariatriche, servono a portare i pazienti in particolare situazioni di sovrappeso senza difficoltà né per gli operatori, senza mettere ovviamente neanche in pericolo il paziente stesso. Fai vedere come si abbassa. Questo è stato tirato fuori, adesso questo si abbassa così e quindi praticamente non c'è un peso da tenere e questo evita qualunque tipo di incidente e in più diminuisce anche gli infortuni sul lavoro.